tutte le carte più dalla parte numero 39 della nostra vita Pokémon Nero. Ma sempre io, dove la nostra Andrea, e continuiamo da dove abbiamo lasciato. Allora, la scorsa volta eravamo arrivati a Piraria e io fuori dal video ho allenato con la mia squadra fino al livello 75. Allora vi volevo dare tre notizie. La prima è che Darmanitan nella prossima parte verrà cacciato. Sì, avete capito bene, verrà cacciato al posto di Silph, ovvero Wolverine. Io mentre lo allenavo ho trovato un Silph e ho deciso di mettere, di cacciare Darmanitan e mettere Wolverine, perché il Pokémon di nuovo ne ho tre, ovvero Ebo, Arashi e la Darmanitan. Quindi io il mio Wolverine è molto forte, anche perché come poco non ne ho, quindi molto forte, non con Darmanitan, però quindi nella prossima parte Darmanitan l'ha cacciata. L'altra notizia è che, allora, io prima di fare queste parti sono andato su YouTube e ho fatto amicizia con un amico che si chiama Pokémon Fanguida. Io vi dico di andare a vedere il suo canale perché è molto 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 interessante, molto bello. Ha realizzato Pokémon Bianco, però poi lo ha annullato, sta prendendo Pokémon Rubini, è molto molto interessante. E niente, quindi vi dico di andare a vedere perché è molto bello e di iscrivervi, quindi andare a dare un'occhiata. Bene, possiamo cominciare. Adesso, se parliamo con questa, ci darà le mene sub. Vediamo che non è l'ultima mene del gioco. E verrà prendendo tacco. Allora, io vi dico subito una cosa. In questa casa non entrate mai, se non avete, almeno, ecco, io sono entrato, se non ho sbagliato. E come avete visto c'è Camilla. C'è Camilla, ovvero la champion di Pokémon Platino. E lo dovete sfidare. Io vi dico di non sfidarla perché ha tutti i Pokémon del livello 77 in su. Quindi io nella parte scorsa l'ho sfidata e ho perso tre volte. Qua dice di fate sfidarla, io dico no. Saggio decisione, torna a parlarmi quando tra l'idea di lottare. Quindi se no noi entreremo non gli darà quella cosa. Quindi ci potremo vedere quando vogliamo. In questa parte andremo a esplorare delle abilità marine con sub, però prima vi porto a vedere il mio Silph che lo metto nel box e prendo pure, vedete, Silph 46, l'andria di riposo lussare fuori, quindi molto forte. Sto prendo Pampwar e calcio già da oggi Darmanitan perché serve per sub e quindi in questa casa noi, come vedete, faccio vedere la mappa città, anzi voi non la potete vedere, ci manca l'ultima cittadina, ovvero Porto Ebbrezza. Allora arriveremo a Porto Ebbrezza, ovvero prima di battere la Lega Pokémon, i Pokémon sono all'85, quindi a quel punto saremo in grado di batterla, quindi non vi preoccupate, ci verrò al 100%, fidatevi, e qui per battere Camilla ci verrò, come se continuiamo a esplorare la città, con nessuno, in questa parte esploreremo la città e andremo a esplorare le rovine sottomarine. In queste case non c'è nessuno e qui c'è un tizio che se parleremo vorrà essere sfidato. Questa villa è tutta sua, dopo ci portate dentro a esplorare quella villa. Ah, ho solo un Wii, solo il livello 60. Col mio Reshiram, quindi come non ci posso, non ci potevo credere, mi ha battuto tre volte Camilla. Il tipo che mi ha dal 76, 77 fino all'82, 83. Quindi una villa di tipo che mi ha dal 85 in su, non possiamo fare nulla. Qua ci porta a vedere la sua villa, questa è tutta sua. Suo e di suo padre, qua dice torna di quando fa un'altra lotta, cioè il prossimo giorno. Poi dice che se gli portiamo un oggetto raro lo cambierà per soldi. Questi oggetti si troveranno nelle rovine sottomarine, ovvero dove andremo a esplorare tra poco. Nella città dobbiamo finire di esplorare, quindi ve lo dico per un'altra, l'ultima volta. Qui non ci andate mai se non avete i Pokémon sull'80 in su. Io qua ci verrò, però ci verrò quando avremo fatto l'ultima cittadina. Adesso qua io imbaro le menne 06, quindi le sub le imbaro a Pampor, le abbiamo tutte, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sub le imbaro a Pampor, e ci calcio mostro, una cosa così. E poi è tutto pieno di MN, ha surf, cascata e sub, e questo l'acqua. Adesso usiamo surf e possiamo dirigerci giù.
Ma nel profondo puoi andare su, cioè, su, sì. E ci puoi vedere, insomma, se andiamo alle rovine degli abissi, non so se mai iniziate. Qui ci potremmo fare un tot di pixel, sembra il numero del riproduttore, qua ci potremmo fare solo un dopo un certo tempo, perché o ci sono delle correnti oppure non ci potremmo stare. C'è un numero per venire da lontano, poi degli unknown. Devo essere a leggere l'estate, però a me non mi interessa. Vedete, questo è la sala di morte, queste tutti gli indizi che troverete qui, se andiamo lì, ce li cambierà per soldi. Queste rovine servono solo a questo. Cambiano, credo. Poi sono bandito, poi ce n'è un altro, è solo a questo servono. Qua spera rogo. Vedete, qua ce n'è un altro. Qua spera ferro. Qua io ci vengo solo adesso, però non ci vengo più. Antico, vedete qua c'è un vedete che dietro un rumore sordo, qua sono immense, non vi affissate perché dovrete solo oggetti inutili, non dovrete caravellare le cose, però qua c'è un altro oggetto, non si può andarci, qua ve l'ho giusto per farvelo vedere, dopodiché uscirò, non aggiungerò più. Qua c'è quell'oggetto, sì, c'è una corrente d'acqua, vedete, e ci quando dovrete una corrente d'acqua vi porterà via. Bene, l'abbiamo esplorata e è questo. Quindi adesso voglio provare ad andare da quello là per vedere se ce li cambia per soldi. Voglio provare. Non è che per caso non sto mettendo un lumino, no. No. Vediamo che gli posso vendergli. Una bacca piace una bacca. No. Ah, questo l'ho un plumillonino, quello che c'è fra lui. Plumillonario, questo. Eccolo, questo forse, credo. No. Plurimilionario. Non lo so. Vabbè, pure gli dici che dici tu, mamma. Vabbè, no, questo c'è qualcosa, ma non c'è nulla, né oggetti, nulla c'è. Qua non ci deve essere nemmeno nulla, c'è un oggetto. Di lampepita. E niente, quindi Peter le abbiamo esplorate, le rovine sottomarine le abbiamo esplorate, subito gliele abbiamo imparate, quindi ci possiamo dirigere verso l'ultima città. Quindi a studiare ci torneremo molto presto per battere Camilla. Bene, ci possiamo avventurare verso altrove. Bene, sul percorso per Erici. Bene, questi erano molti allenatori, molte. E noi ci apprestiamo a batterli. Bene. Qua un Cricketot 64. Uso un drago pulsar e va capo. Qua ne ho pochi punti di esperienza. Qua un J-Mac, un altro drago pulsar e un altro capo. Bene, movimento, adesso possiamo andare a battere questo vecchietto. Là c'è una lotta doppia. Vecchietto, un Farfetch'd con i crocchiami sprecati, però non la voglio sprecare, così uso il drago pulsar. Qua un Granbull, trovo un Pokémon Flare, non lo sbaglio, uso il drago pulsar e va a tappeto. Adesso qua facciamo questa lotta doppia. Doppia, dove sono? Eccole qua. Sono bambina. Dicono che non sono invincibile, voglio vedere, contro il nostro Reshiram non può nessuno. Tranne i vagabondi di Camilla, alzo le mani contro i due Pokémon, perché c'hanno Scratchat con tre volte. Allora, qua ci sono un bel Drago Pulsar e una bella Pokébomba. Vediamo chi resiste. Drago Pulsar, vediamo Minum, se ne. Resiste di un PS, non ci posso credere. Un altro salto amicizia. Qua ci hanno cambiato le nostre
per il teste gialle non interessa niente, le mai non se ne va, non può niente. Ed è importante la level 76. Poco bomba. E fly sulla KO. Ottimo, possiamo continuare. Possiamo continuare, qua si va avanti. Qua c'è il taglio. Qua c'è, sono molti allenatori. Noi li sfidiamo tutti, perché dobbiamo avere Pokémon per la super sfida di Camillo. Per due o tre parti. Con Surskit, con il mio Reshiram, un Drago Pulsar, super efficace credo. No, però lo stesso Kakao. Con Seeking, un altro Drago Pulsar. Il Drago Pulsar ce n'è rimasto solo uno. Cosa cascata. Uso un altro occhio a Kakao. E il Resh non sarà a livello 76. Gold, il mio cambio, mando Usefang. Uso un volo, un volo. E va a segno, Gold va a KO. Abbiamo vinto questa ombrellina. Adesso possiamo testare da battere, però prima metto primo Usefang. Possiamo pensare a battere quest'altra ombrellina. No, non è ricca, però questo pescatore sì. Ha due Pokémon, ovvero un Krabby, la pre-evoluzione di Kingler. Uso Vendagliend. Sono martellata. Vendagliend e Pacapao. Noctillery, l'evoluzione di Remoraid. Uso in ondazione, però lo evito. Iperraggio, wow. Non so iperraggio cosa ci fa qua, non ho capito, comunque non interessa niente. Lui si deve ricaricare. Volo fallisce, un altro iperraggio in mezzo a KO. Ho molto voluto comunque. Sono andato Excel, vorrei solo l'abisso, però troppo scattante. E uso un giravita. Bene, ho vinto, sono andato primo. Excadrill, queste le più battute, visto che le ho battute, vediamo da qua si va. No, qua serve forza, quindi niente. Qua c'è un gol, battu wow. Rosa le sue evoluzioni. Crobat non si può avere per il grande scambio. Wow, un suello! Per chi non preferisce Puzza, parte quello quanto 10%, nello suello. Pokémon ottimo, devo dire ottimo, però Mao però non è più forte, non è, è meno forte di Ultimate. Poi gioco che cercano dei tesori e ci regalano una spuma a cuore. Vabbè, c'è. Vediamo cosa c'è, vediamo. Un vecchietto e una vecchietta. Sì. Vediamo che è capace solo Embora, vediamo cosa gli impara. Incendio, wow! Ma certo! Qua in verità, allora, hai tre starter, a Embora incendio. Sì. Samurott imparerà idrobomba e quello tipo erba, che non ricordo come si chiama, imparerà verde bufera. Poi incendio per le fiamme. Wow, non ricordavo che imparava incendio, quindi qua venite al 100% che imparerà una mossa al vostro starter. Oppure qui, se allora li puoi imparare a fuoco Charizard, Deplosion, Blaziken, Inferno e Trembol. E poi come nel tipo acqua, Blastoise, Predicator, Swampert, Tempolion, Sporrot, Flamurt, scusate, Erba, Venusaur, Meganium, Sceptile, Terra Superior, quindi li puoi imparare agli starter dei giochi. Andiamo avanti, andiamo a battere questo pescatore che ha 6 Pokémon, tutti magici perché ho preso le quello che stanno, non gioco bene tutti evoluti, solo che dovrebbero evolvere al 20, comunque meno 1, qua danno 500 con esperienza, non vado, non fico se qua con tutti la vita molto scocciante.
Non vedo l'ora, secondo se la devo andare contro Camilla o anche posso guardare il mio porto 6 volte. A me che non mi ha quasi battuto mai nessuno, anzi non quasi, non mi ha mai battuto nessuno. Tranne quell'allenatore sul concorso della città nera, solo quella, ma poi tutto il caso. Vabbè. Wow, guarda, un calcio, un Paolo Lucario, ma un mano, ma i noti. Questi calci mi stanno, questi calci mi stanno, questi magici che stanno seccando. Ma finalmente sono finiti. Un altro. Ah, no, meno male. Adesso non so se di qui o di qui. Ah, un altro pescatore. Speriamo che non ha magico, speriamo, speriamo, speriamo. Però tre volte vanno avere un tentacool. Tentacool. Perché con dei giravite, wow, con dei combo magico, ho finito i giravite, ne ho solo due. Giusti, giusti per questi Pokémon. Ah, qua c'è un Quillfish, buono. Bel Pokémon, Quillfish. È un tentacool. Qua, giravite, 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 e li ho finiti tutti. Li ho finiti benissimo, 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 ciao, ciao, ciao. Non so di qua di là, voglio provare ad andare di là, io prima. Spero che questa parte, spero, 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 spero che arriveremo alla prossima cittadina, così faremo un allenamento super, 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 super speciale per Camilla, con la scuola bella. Non so di qua o di là, beh, sono incerto, no. Sono. Ah, qui si trova. Qua c'è la foresta gigante. Sì. Qua si trova un Pokémon leggendario e qua ci andremo nelle prossime parti. Qua c'è. Sì, si trova un Pokémon leggendario. Adesso noi dovremmo andare qui, a Forte Breccia, cioè dall'altra parte. Bene. Andiamo. Andiamo. Bene. Quindi qui c'è la questa gigante, si catturerà un po' come leggendario. Quindi qui non vi preoccupate che ci verremo al 100%, 100%, 100% per andare a catturare questo Pokémon leggendario, se non ricordo come si chiama. Comunque c'è un Pokémon leggendario molto forte. Io lo dico già da adesso, i Pokémon leggendari non li metterò mai in squadra, tranne Reshiram. Ovviamente qua battiamo questo allenatore. Che ha tre Pokémon, ovvero un Mikado. Qua uso per qualcosa sbagliato, però fortuna che va a segno. Ho un Motim. Io ho un altro per qualcosa, però adesso non va. Vado con terremoto. Non è effetto, quindi devo battere con i per qualcosa. Per forza userò un Ziglio, uso un altro per qualcosa. Un gioco psichico, l'ultimo per forcorno lo evita, quindi devo cambiare, vediamo se è efficace l'energia che sono. Mando Axorus. Mando Axorus. Usa Eteravamo. Io uso uno straggio, se ne può andare. Vai, vai, ciao, 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 ciao. Benissimo. Per poco livello 76, io sono da meta, poi un altro straggio. Spero che sarà livello 76. Confuso, però non sale. Come metto il Noxus. Qua andiamo. Adesso possiamo dirigere verso verso no, qua non ci posso mandare perché c'è taglio. Serve taglio, non lo ho in questo momento. Ovviamente taglio, forse non li ho mai. Ah, cioè di qua si va avanti. Si va verso la prossima cittadina, quindi devo andare dietro la partita con i allenatori. Qua mi stanno seccando, non so come tu mi contate per lente. Se non ce ne ho, forse nemmeno ne ho, non vedere. Eccolo, quello che ho preso Max, 5. 4. Bene, posso andare a battere questa allenatrice, credo che sia allenatrice. No, non è. Questo non so sì. Sì. E lo sfidiamo. C'è solo un Pokémon, ma non avere un Camerupt. Questo non lo ricordavo. Quindi questa è l'evoluzione di Numel. Numel. Qua Axel si è 36 e abbiamo vinto la lotta.
Bene. Adesso possiamo continuare. Ah, buono, buono. Dopo che posso avere una filantilli e un... cioè... Mistico 2, boh. Non so cos'è. Bene, possiamo continuare. Qui cicaglie non abbiamo. Qua una allenatrice, invece l'allenatrice la possiamo battere. Credo che in questa parte, no, credo, siamo arrivati all'ultima città di questo gioco. Qua c'è un Buneri, io uso un altro raggio. Un altro raggio con Swimble. La premiatura di Gumball, se non sbaglio. Oggi con gli oltraggi, qua vengo tutta paura, uno Stromish, un altro oltraggio. Qua credo che abbiamo vinto. Axel si è confuso, infatti abbiamo vinto. Qua potrebbe forza, qua percorso 13. E finalmente siamo arrivati a Forte Brezza. Ottimo. Qua curiamo la squadra e la parte sta per finire. Questa parte mi fa un po' abbastanza. Qua io ho organizzato la squadra. La riorganizzo. Non è così, però è così. Allora, in questa parte siamo arrivati a Porto Ebbrezza e abbiamo battuto gli allenatori. Vi ho detto che nella prossima parte allenerò il mio Silp fino a livello 80 e con il resto della squadra. Quindi con la parte del Rossi, poi con l'Ottanta e con il resto della squadra e caccerò Darmanitan. E niente, io vi ridico ancora. Ah, io poi più avanti nelle parti, in questa parte abbiamo esplorato tutte le cittadine, quindi bisogna esplorarla, allenare la squadra, tra battere Camillo della Lega e dopodiché facciamo leggendari. E niente, bene, io voglio la parte della stagione di Glottanda per la Super Lotto tra Camilla. Io vi dico una volta che andrà a visitare il canale di Pokémon Fanguina, che è un canale molto interessante, bisogna tutto YouTube, siamo diventati amici, io quindi vi dico di andarlo a vedere perché è molto molto bello, sono il Pokémon Rubino, quindi è molto. Questo qui è molto bravo, quindi la parte è finita, votate, commentate, iscrivetevi, ciao, alla prossima, dal 2000, mi sta Andrea, ciao!